Me la fai la carità? Diciamo che le usi. Certo, dover pagare in moneta sarebbe seccante. Ehi, tu non sei il padrone. Curo i suoi interessi. Anche la tassa sulle corna. Allora, Ser Guerrando, cosa dico a quella là? Non lo so. Inventa tu. Ma dove? È giù che aspetta. Cosa le dico? Dille che le tasse vengono prima di tutto. Ora ho da fare. Posso sostituirti? No. Via, via, via. Buon divertimento. Non mi lasciano governare. Hai fatto quella caccia, però! Magnifica selvaggina! Dov'è che l'ha presa l'ascia? Una cerbiatta così non l'avevo mai vista! Silenzio! Silenzio! Vi prego di osservare bene. Qualcuno di voi pensa che questa sia una donna? Io direi di sì, donna, è anche piacente. Ah, sì? E invece, questo oggetto non è d'accordo, no? Si considera un essere sacro. La sua carne è troppo nobile per essere toccata dalla mano di un uomo. Sì, e la sua bocca ha il diritto di dire no. Amici, formate un cerchio. Vicino da Rezzo, ce la lasci fregare. Non troppo vicini, indietro. Mettetevi in cerchio. Te la mangia. Amici, è mio dovere come suo signore e padrone raddrizzarle un po' le idee. E sarà la sua stessa testa a indicare chi tra di voi dovrà spiegarle a che serve una donna. Ottima idea! Via! Ci prendiamo a ritorno di qui! A me! Gira! Gira ancora un poco! A me! Fermati! Te la faccio io la lezione, su! Oh, no! Questo è troppo! Sempre fortunato, Guerrando! Io non la toccherei neanche con una lancia da torneo. Chi la prende... se la tiene, la caccia è aperta! Questa non è porchetta, questa è gallina alla diavola. Questa non è una pietanza proibita. Comunque sono sempre pronto a sborsare una piccola somma. Vergogna, Marculfo. Le notti di Tobia sono notti di purezza e castità per tutti. Io sono ancora scapolo. Portate via quella cosa peccaminosa. Elvira, sì, signora. Ti prego, non versarmele addosso. Coprile, sì, coprile, Elvira. Va, va. Al colfo. Accidenti. Che vieni a fare qui? Tutto quello che vuole il mio signore. Dopo avermi tenuto 3 notti sulla graticola. Colpa tua. Se non dormivi, sarebbero state 2. Cosa?
Ieri sera fu pagata la tassa per l'esenzione. Da chi? Da te? E perché? Perché io amo l'uomo che mi ha sposata. Ma sono io! Sì! Sì, sei tu, sì. Bocca d'oro. Sei Guerrando? Fuori, fuori. Sei Guerrando? Fuori, okay. Fuori! Ho da fare, sgombra! Hai pagato tu? Sì. Per Sei Guerrando? Sì, non lo so. Fuori! Fila! Ti ho sempre amato. Sì. Ti amo anch'io. Sì. Guerrando! No! No! Non hai paura? Di te? No. No, non ho paura di te. Strano. Perché? La verginella deve essere un poco timorosa. Può darsi, ma io mi sento molto sicura. Sicura? Sicura. Non capita spesso di trovare un bocconcino come te dentro un'armatura. E questo cos'è? Un'altra armatura. Ah, Mossiba, ma hanno parlato di queste usanze barbare dei cristiani. Ho paura che mi hai fatto dipingere e preparare. Per niente. Credo che ho trovato il collo da cui pende la chiave che apre quella trappola. Ah, sì. Ma lui non te la darà, mai. Questo lo so. Ma sarò io a sfilargliela. Si fa uccidere prima. Certo. E per sfilargliela gli taglio il collo. Ah, no! 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 Qui con Sultano bisogna parlare chiaro. Oh, ma guardate! È un uomo! Piano, piano! Un uomo! Che fa? Un uomo vero! Oh, là, che ce la manda! Lasciate! È mio, no, l'ho visto prima! No, e no, questo no, che significa? Facciamo un po' per uno! E come è forte! Aiuto! Aiuto! Che bello! Indietro! Ma non no, sono con le prove potenze! No, no. Chi sei? Come ti chiami? Da dove vieni? Vieni qua! Finalmente! I cristiani! Arrivano i cristiani!